la rosa della Roma per la prossima stagione comincia a prendere forma. La difesa, che si era dimostrato uno dei migliori reparti della rosa, è stata ulteriormente rinforzata con l'arrivo di Ndicka e la conferma di Diego Llorente, per il quale è stato confermato il prestito anche per la prossima stagione. Il centrocampo è apparso invece uno dei reparti più in difficoltà, risultando spesso incapace di trasformare l'azione da difensiva a offensiva. A causa di ciò tutta la manovra giallorossa ne ha spesso risentito, facendo risultare l'attacco sterile, anche grazie alle pessime prestazioni sotto porta di Tammy Abraham e Andrea Belotti, con quest'ultimo rimasto addirittura a 0 gol in Serie A. A peggiorare la situazione ci ha pensato il temendo infortunio dell'attaccante inglese, che sarà costretto a restare lontano dal rettangolo di gioco per almeno 6-9 mesi. L'ex Chelsea era anche uno dei principali indiziati per la cessione, dalla quale la società avrebbe potuto ricavare circa 40 milioni di euro, che sarebbero stati investiti per sostituirlo. Resta comunque il problema, visto che la Roma non può permettersi di non comprare un centravanti, ecco perché Pinto sta seguendo diverse piste, ma l'inserimento della Juventus potrebbe complicare i piani del GM giallorosso. Sono molti i nomi sul taccuino di Thiago Pinto, che continua a sondare il mercato alla ricerca del centravanti sostituto di Tammy Abraham, che a prescindere dall'infortunio non sarebbe rientrato nei piani della società in vista della prossima stagione. Tra i vari nomi sondati dal club spiccano quelli di Alvaro Morata, EC Juventus vicino all'addio all'Atletico e quello di Gianluca Scamacca, ex attaccante della primavera della Roma che si era messo in mostra in Serie A con la maglia del Sassuolo. Il West Ham continua a chiedere circa 35 milioni di euro per il suo cartellino, anche se sembrerebbe essere aperto alla formula del prestito, a patto che venga incluso l'obbligo di riscatto. La Roma per il momento sta prendendo tempo e, secondo quanto riportato da Sport Italia, ci sarebbe stato un inserimento della Juventus nella trattativa, una mossa che costringe i giallorossi ad accelerare il passo se vogliono davvero riportare il ragazzo a Trigoria. 2. Roma, tentativo per Sabitzer, Pinto ritira fuori la formula Wijnaldum. Non è andata bene per via della sfortuna e di un grave infortunio all'inizio della stagione, ma l'affare Roma-Wijnaldum sulla carta era veramente ottimo. Thiago Pinto ha impostato nell'estate 2022 un prestito con diritto di riscatto a 8 milioni di euro, strappando al PSG anche il pagamento di metà del pesante salario dell'olandese, 10 milioni di euro l'anno compresi i bonus. Una spesa netta di 5 milioni, che poi è il tetto massimo del monte ingaggi giallorosso la cifra che percepisce Abraham. Non è andata bene, dicevamo, ma questo non significa che la formula non sia valida. E allora ecco che, nell'intento di regalare a Mourinho un altro centrocampista di tecnica e fantasia da affiancare ad Aouar e da contrapporre alle dighe Matic e Cristante, Thiago Pinto ha messo nel mirino anche Marcel Sabitzer, austriaco di proprietà del Bayern Monaco che negli ultimi 6 mesi del 2022-23 ettari giocato in prestito al Manchester United. Sabitzer ha contribuito per diverse stagioni alla crescita anche in campo internazionale dell'Lipsia prima di venire prelevato in prossimità della scadenza di contratto a prezzo di saldo dal Bayern. L'impatto in Baviera non è stato dei più positivi, dunque ecco il prestito allo United che aveva bisogno di sopperire all'infortunio di Eriksen. Tornato in Germania, è sul mercato e interessa alla Roma, che vorrebbe provare a prenderlo a sua volta a titolo temporaneo. Anche perché l'ingaggio di Sabitzer, così come quello di Wijnaldum, è fuori dalla portata della Roma,
7 milioni, servirebbe una mano dal Bayern come è arrivata dal PSG un anno fa. Il club allenato da Tuchel non sembra però intenzionato, come scrive La Repubblica, non solo ad accollarsi parte dello stipendio, ma in generale a valutare soluzioni di questo tipo, prendendo in considerazione solamente la cessione a titolo definitivo. Un ambiente difficile in cui muoversi servirebbe un passo indietro da parte del diretto interessato Salingaggio o un sacrificio importante della società, contando anche che non mancano alternative come Renato Sanches, che gioca nello stesso PSG dove è tornato almeno momentaneamente proprio Wijnaldum.